Spirito Santo amore, donaci la tua stessa luce, la tua stessa pace e il tuo stesso vigore. Amen. Se queste cose l'ho fatta, no, a scrivarci, posso offrirle i segni che il Signore offre? Per esempio, ad altre persone, per esempio, mia figlia, a tale persone, va bene, no? Capito? Certo. Ma già la se non ripeto questa preghiera, ripeto. Allora, già la prima volta che le fai, facendole nella divina volontà, e questa è una cosa che tu mi insegni, facendole nella divina volontà, è una preghiera universale, nel senso che la fai per Adamo fino all'ultimo uomo, per le anime in purgatorio, in onore ai santi, anche in sostituzione delle anime che sono andate perdute. Per cui sempre la preghiera è un punto solo, come dice Gesù, nella divina volontà va per tutti, pure se tu volessi escludere una persona, non ci riusciresti. Allora se la ripeti, tu la puoi ripetere 10.000 volte, è un punto eterno confermato, ma ogni volta che la fai è per tutti, pure per me. Infatti io ti ringrazio perché stamattina mi sono sentita meglio, ho detto guarda quella preghiera che mi è arrivata, lui non ci ha manco pensato e mi è arrivata. Per questo ti ringrazio. E le faccio il buon Dio allora. Grazie, 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 grazie. Leggevo proprio stamattina, mi colpiva, no, quello che dicevi tu, Rossana. Chiaro, noi possiamo pregare per tutte le intenzioni, però come dice Gesù nel volume 7, alla fine del volume 7, la preghiera è un punto solo. Bravo. La preghiera è un punto, per cui a un certo punto non ha tanto importanza quello per cui noi la vogliamo applicare, ma dove sta la mia volontà, la nostra volontà. Se siamo fusi nella volontà di Dio, anche se noi diciamo preghiamo per questo, preghiamo per quest'altro, Dio la espande a tutto, perché la volontà di Dio non sta. Quindi questo. E quindi nel momento in cui noi abbiamo questa conoscenza, se noi abbiamo questa conoscenza, possiamo benissimo dire e preghiamo per questo e preghiamo per questo. L'importante però è che abbiamo questa conoscenza della universalità della preghiera della divina volontà, che è un punto e che Dio la applica dove e come vuole, ovvero sia dappertutto e per tutti, perché per definizione è preghiera universale. Poi c'è un altro punto che leggevo stamattina, proprio un'oretta fa, mi pare che dal volume 14, 6 giugno del 22, e dove dice la crocifissione, la croce della divina volontà diventa infinita, diventa grande, non è parziale. Allora dice Gesù a Luisa, quel fonderti nella mia divina volontà, quegli atti che fai, quello che diceva Rossana due minuti fa, il tuo fonderti continuo nella divina volontà e senza ombra di interesse personale, fare atti universali per il bene di tutti, per la gloria di Dio, e fare atti universali senza ombra di pensiero per te stessa, è il chiodo divino della divina volontà che ti crocifigge in ogni modo. Bravo, 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 e quindi è il segno dell'anima, questo lo dico a me, lo diciamo tutti. Abbiamo in mente questo prototipo meraviglioso, luminoso dell'anima che vive nella divina volontà. Il segno che l'anima vive nella divina volontà è che pensa meno e meno a se stessa e senza ombra di riflessi personali, di convenienza anche spirituale per sé o per altri, non fa altro che, dimenticandosi completamente di se stessa, vuole soltanto quello che vuole Dio. Quindi fondendosi continuamente nella volontà di Dio, ripara per tutti, dà gloria a Dio, tutti, a Dio per tutti, impetra il regno per tutti. E quindi la croce, i chiodi che trafiggono i palmi dell'anima che vive nella divina volontà, come dice Gesù nel volume 12, sono mancanza di riflessioni personali e dimenticanza di se stessa. Allora nel momento in cui noi facciamo questo, come dice Rossana, no, facciamo atti continui nella divina volontà, ci immedesimiamo con questa volontà e la lasciamo fare atti universali, onnipotenti, eterni, infiniti, con tutte quelle proprietà divine che sono caratteristiche della divina volontà e che diventano proprietà nostra se noi stiamo in essa. Certo,
quindi è proprio la luce di Dio stessa che si espande nelle menti, nei cuori e diciamo nei pensieri di tutte le creature. Quindi la fosse un po' importante stesso di dire io prego per la fede, io prego per questa cosa, io prego per... c'è sempre quel nostro io in mezzo che facciamo noi quella cosa. Appunto Marina ha fatto bene a ribadire questo concetto. Nella divina volontà, quando ci siamo fusi in Gesù, noi spariamo. Non ci siamo più, capito? È Gesù. Sì, sì. Perché deve crescere lui in noi, per poter diminuire noi, dobbiamo fonderci continuamente e stare nella divina volontà. Sarà questa luce voi. Ecco, però voglio dire, la nostra sorella, adesso come ti chiami ciascuno? Io Gettina. Non per dire, cioè l'esempio che facevi tu, un esempio che possiamo applicare, nel momento in cui noi abbiamo la conoscenza, è chiaro che se in un momento lo spirito ci muove in noi e vuole inondare il mondo di fede, perché non dire preghiamo per la fede? Non è, sì, possiamo benissimo farlo. La cosa importante è che abbiamo questa conoscenza, che è la divina volontà che applica la sua stessa preghiera nei modi e nei tempi come essa vuole. E quindi anche quello che sgorga dalla nostra mente, dal nostro cuore, non ci appartiene. Nel momento in cui noi abbiamo questa conoscenza, siamo al sicuro. Quindi possiamo anche dire preghiamo per questo, preghiamo per quest'altro, ma ci verrà in mente sempre di meno in un certo senso. Sì, sì. Ma è chiaro, non c'è niente di male a dire, anzi, preghiamo per la fede, c'è. Sì. E anche Luisa, addirittura Luisa una volta fa, mi stavo fondendo nella divina volontà e cominciavo a pregare il credo, impetrando il dono della fede. Luisa qui la fa grossa, facciamoci una risata. Non solo pregava per la fede, ma diceva perché tutte le creature possono avere la fede di Gesù Cristo. E Gesù fa, aspetta un momento, io non devo credere in me, io non ho fede, io sono amore. Allora, come dire, no, Dio è amore, Dio non ha fede, non ha speranza, Dio è, e quindi non ha bisogno di credere in se stesso o di sperare in se stesso. Le virtù teologali sono una declinazione che serve a noi, ma così come si dice San Paolo, nel momento in cui, anche se non lo dice esplicitamente, più noi entriamo nella divina volontà, più anche la fede e la speranza svaniscono. Perché che devo credere se lo posseggo? Che devo sperare se è mio? E ci identifichiamo con Dio che non ha fede, non ha speranza, ma è amore. E quindi Gesù ha preso questa diciamo svista, questa bellissima domanda così, intenzione di Luisa, per darci una lezione. Però comunque Luisa lo ha pregato il credo e ha detto, dice, credo, mi piace l'idea, perché il credo di solito noi lo preghiamo soltanto all'inizio del Santo Rosario, anzi addirittura neanche si dice a volte, perché il Santo Rosario dovrebbe iniziare con il credo, il Padre, tre Ave Maria, e poi si iniziano i misteri, mentre in genere si comincia subito con i misteri. Ma è tanto bello iniziare con il credo, quindi nella fede, oppure lo si recita a messa la domenica. Però l'idea di entrare nella divina volontà e recitare il credo con decisione, per metterlo nel cuore, nella mente, nella testa di tutte le creature, è una cosa bellissima. E quindi Luisa ci dà, questo nel volume 12, cioè ho deciso, mi piace questa, ho deciso, mi sono messa a recitare il credo per impetrare la fede in tutte le creature affinché potessero credere come Gesù. No. Sì, un passo dal volume 14 dove dice tutto equilibrio porta regime, armonia, somiglianza, uguaglianza. L'anima che vive nella divina volontà prende l'ordine divino e lo spande dappertutto nella scompigliata umanità. L'ordine divino. Tutto squilibrato, vogliamo pure l'adorazione di Gesù, vogliamo anche le stesse adorazioni, l'adorazione di Gesù, le benedizioni di Gesù,
con il Gesù in Gesù e portiamo a tutte le creature, dai, così benediciamo un punto così. Praticamente allora abbiamo preso in noi anche, stiamo, la riprendiamo la volontà divina in tutti i nostri atti, sì. Per poter accompagnare Gesù, per essere in Gesù ciò che lui opera nella sua santissima metà. Sì. Pagina 10-11, non so in alto. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, vieni a formare in me la tua vita continua. 14 ottobre 1911. Oh, quanto è scarso il numero di quelli che fondono la loro vita tutta nell'amore. Ti raccomando, figlia mia, fa conoscere a tutti quelli che vuoi che il tutto sta nell'amore, la necessità dell'amore, e che tutto ciò che non è amore siano anche cose sante, invece di farli camminare innanzi, li fanno andare indietro. Sia la tua missione l'insegnare la vera vita d'amore. Sai cosa? Quello che mi veniva in mente, Vilma, ed è bellissimo tutto quanto, si parlano di amore. Il problema al giorno d'oggi è che possiamo dare una definizione diversa dal vero amore, che cos'è il vero amore, no? E allora, che cosa chiamiamo vero amore? Giustamente, il vero amore lo troviamo nella divina volontà, e al fine di trovare il vero amore ci dobbiamo fondere nella divina volontà. Altrimenti questa origine, che è il vero amore, che è la scintilla che dà Dio, perché lui è il primo che ci ama, non lo troviamo il vero amore, troviamo amori umani, troviamo amori imperfetti. Allora mi sono ricordata di una serie di passi che ci sono nei volumi dove Gesù definisce il vero amore. Dice, ma che cosa consiste? Ovviamente tutto quello che fa Gesù, tutto quello che fa Maria, tutto quello che fa Luisa è vero amore. E allora ce ne sono alcune di definizioni, no? Dice che, per esempio, Gesù nel volume 2 dice: molto dell'amore del prossimo, scusate, sto traducendo all'impronta perché lo sto leggendo in inglese, molto dell'amore del prossimo entra nel mio cuore. Ma se l'amore del prossimo l'amore del prossimo deve essere unito al mio per formare un singolo amore, in modo tale che non si deve poter distinguere l'uno dall'altro. Ma quando l'amore al prossimo non è trasformato nel mio amore, io non lo guardo come qualcosa che mi appartiene. Allora giustamente Vilma ci dice, per trovare il vero amore dobbiamo stare continuamente fusi, attenti, sempre fusi, sempre attenti della divina volontà, perché la divina volontà è la fonte del vero amore. Se li mettiamo in una scala, cosa è più importante, l'amore o la divina volontà? È chiaro che sono importanti tutte e due, ma la volontà viene prima, perché la volontà è la fonte dell'amore. Allora, per avere la certezza che noi operiamo per amore, che sia l'amore vero, ci dobbiamo fondere nella divina volontà, perché in essa troviamo il vero amore. Poi, per esempio, ci sono altre definizioni. Il vero amore è quando c'è la speranza, e speranza perseverante, anche quando pare di aver perso l'amato, anche quando pare che tutto è finito. Il vero amore per sé. Poi dice Gesù, il vero amore per natura genera immagini simili a se stesso. E infatti è dal vero amore che il Padre ha generato il Figlio. È dal vero amore che Maria Santissima, con la paternità divina deposta in lei, ha generato Gesù. È dal vero amore che si generano atti fatti nella divina volontà che hanno un'immagine e somiglianza di Dio. E poi ancora si dice, il vero amore non è vero amore se non c'è perfetta fiducia nell'amato. Il vero amore necessita la perfetta fiducia.
se non c'è perfetta fiducia nell'amato, se non c'è perfetta fiducia, allora non può, allora dice, io come diceva Bilba prima, come faccio a dire quando questa vita divina inizierà in me? E lei giustamente dice, punta i piedi, dice no, io ci devo credere, altrimenti non è vero amore. Certo, sono anche per è una bellissima, la distruggo, bravissima, è l'istante in cui io non credo, io la distruggo. Noi pensiamo a volte pensiamo che il vivere nella divina volontà è legato a qualcosa che io faccio o che non faccio, ma è legato a qualcosa che io sono, che io credo. La prima forza è credere. La prima condizione, dice Gesù, per ricevere il regno della divina volontà, numero uno è sapere che Dio la vuole dare, lo vuole dare. Numero due è credere che io lo posso ricevere. Se io so che Dio lo vuole dare, ma penso che io non lo posso, in fondo non ci credo che io lo posso ricevere, allora non amo veramente Dio, perché non ci credo che Lui mi vuole dare quello che ardentemente mi vuole dare. Allora non è vero amore. E poi terza condizione, preghiera atto incessante, perché come per dimostrare che io ci credo veramente, lo devo desiderare più della mia vita. Allora la bellissima lezione del vero amore è sapere che Dio lo vuole dare questa vita divina, credere che io la posso ricevere nonostante la mia cattiveria, nonostante vedo il mio nulla eccetera, e atto incessante. E quindi queste sono le bellissime lezioni almeno che stiamo ricevendo quest'oggi, e qui lascio il posto alle riflessioni di altri, anche di Bilba, che ringrazio. Allora qui per esempio do una serie di passi sul tema del rifare gli atti delle creature e quindi anche di se stesso, non cambia la cosa, nella divina volontà, riconducendoli all'unità. Ecco, qui c'è una serie di spunti, per esempio, c'è una serie di spunti, una serie di rispostine che mi ero segnata su domande che erano venute a me ad altri, sul tema del rifare. E diciamo che i passi riferiti a questi si trovano tra vari volumi che vanno tra il 14 e il 35, ma ce ne sono molti di più. Vogliamo partire dal passo o partire dalla domanda? Come ti pare? Allora, qual è la domanda? Riformuliamola, così entriamo nella che tu mi dicevi, no? Innanzitutto ciao a tutti. Qualcuno diceva, quando io dico rifaccio gli atti anche i miei, gli altri, qualcuno faceva veramente che sia posto, insomma tutta la vita passata, quindi diceva allora rifaccio gli atti, quindi tutto ciò che ho fatto nel passato è sparito, non esiste più, quindi adesso d'ora in poi faccio soltanto più atti divini, quindi come se non esistesse più davanti a Dio tutto il passato. No, non come se non, cioè. Il passato è stato rifatto. Allora quando noi entriamo nella divina volontà, ci entriamo tutti, non Marina dal 12 luglio 1995, quella di prima, no, ci entra tutta la creatura. Allora più forniamo vita, più facciamo gli atti nella divina volontà e più questa vita si completa. Allora rifare gli atti passati è come dire, io prendo come spunto, no? Gli atti passati fatti umanamente, che è un granellino di sabbia, pure se è un atto buono, o è una cosa cattiva, però di cui mi sono pentita, che ho confessato, quindi si è trasformato in misericordia di me. Ora, questi atti umani, che non sono altro che effetti della divina volontà, non sono vita, ma sono effetti, diventano per me adesso una causa, non più effetti, ma una causa, una opportunità per fare nuovi atti nella divina volontà. Quindi non è che l'atto cambia natura, gli atti umani del passato sono sempre quelli, però
se io prendo un granellino di sabbia e lo tuffo dentro un sole, mi dici tu dove lo vado a trovare più questo granellino di sabbia? Gesù dice in un passo, e quindi passiamo, allora nel volume 28, la natura degli atti dipende dal seme originario di quell'atto, così come dal seme di mela viene una mela e dal seme di pera viene una pera e non viceversa, se il seme dell'atto è la volontà umana, viene fuori un atto umano. Se il seme, quindi la volontà che genera quell'atto, è la volontà divina, viene fuori un atto divino. Questo non è che si può cambiare. Il rifare però vuol dire che quegli atti umani che non hanno preso vita dalla divina volontà e che sono rimasti atti separati nello spazio, nel tempo, limitati, dipendenti, parziali, adesso io l'atto corrispondente che Gesù ha fatto dentro di sé e l'ha lasciato sospeso dentro di sé, me lo vado a prendere dentro la divina volontà, dentro l'umanità di Gesù, e facendolo mio lo faccio vita, e quindi vado a sostituire quell'atto umano, quel granellino di sabbia. In quel senso io lo rifaccio completamente. Quindi noi dobbiamo pensare che tutti gli atti della nostra vita, dal respiro, il palpito, il moto, ogni parola, ogni lavoro, questi atti stanno contati, così come sono contate le stelle del cielo, così sono contati gli atti, sono numerati dal primo all'ultimo. Se io, questi atti stanno numerati e stanno sospesi dentro la divina volontà, più propriamente dentro l'umanità di Gesù, perché lui li ha fatti. Allora, se io agisco all'umana, questi atti è come se li strappassi, prendo la fonte, diciamo, mi rubo quest'atto che la divina volontà ha fatto per me e io lo taglio dalla fonte e lo faccio mio, dico lo faccio con la mia umana volontà. Poi lo posso fare bene, può essere un atto buono, può essere un atto cattivo, però è un atto che è strappato dalla fonte. Se io invece adesso rientro nella fonte, dice, vedi, quel pensiero io adesso lo vengo a prendere da dentro di te, Gesù, lo faccio nella divina volontà, questo pensiero fatto nella divina volontà andrà a sostituire quel pensiero che io feci con la mia umana volontà in quel dato momento del tempo e dello spazio. Quindi sostituisce tutto, ripara tutto, rifà tutto. Questo non vuol dire che l'atto umano cambia la natura, l'atto umano resta umano, ma quel granellino di sabbia umano è stato sostituito da un sole infinito, e quindi, voglio dire, non, è come non ha più ragione di esistere, non ha più rilevanza, non ha più proprio importanza, è completamente ignorabile. E in questo senso noi possiamo rifare tutti gli atti nostri e tutti gli atti degli altri, sapendo che tutti gli atti nostri e gli atti degli altri, così come li vuole Dio e così come li ha creati Dio, stanno tutti numerati, contati, fatti nella divina volontà, nell'umanità di Gesù. Quindi io non li vado a prendere tra le creature questi atti, li vado a prendere in Gesù, e in Gesù li faccio miei, li rifaccio, li faccio miei, quindi li rendo vita in me, e facendo così automaticamente sostituisco gli atti umani che devono essere sostituiti. Quindi sostituisco granellini di sabbia con soli infiniti. E questo è il rifare. Non so se mi sono spiegato. Sì. Sì. Questo è il rifare. Gli atti miei con gli atti degli altri. Dice poi una domanda che ho trovato ieri, quando Luisa dice, io entro, diciamo, ti do gloria, diciamo, in tutti gli atti delle creature. E Luisa dice, ma che ne sarà poi di quei granellini di sabbia, no? Giustamente, perché quelli non spariscono. Pensiamo che gli atti buoni, no? Gli atti buoni fatti con l'umana volontà. E Gesù giustamente dice, da una risposta che mi ha proprio illuminato ieri, e dice, siccome tutti gli atti umani stanno fatti in Dio, così come le stelle sono state create in Dio e poi messe fuori, Dio aveva già fatto opere a sufficienza,
i fiori, i frutti, il sole, sono opere. Quando ha fatto l'uomo, ha fatto vita, quindi vita simile alla sua. Quando lui ha creato in sé e poi ha attualizzato in Gesù Cristo tutti gli atti umani divinizzati nella divina volontà, ha creato vita. Allora dice, io opere ne ho fatte a sufficienza. Nella divina volontà l'uomo, il suo compito era quello di godersi queste opere e fare vita, nel senso che stando nella divina volontà lui doveva moltiplicare queste vite divine. Quindi noi non avevamo originariamente il compito di fare opere. Dice Dio, io opere per voi ne ho fatte a sufficienza, voi non dovevate fare opere, dovevate fare vita. Allora quando noi operiamo nella nostra umana volontà è come se diciamo, anziché fare vita, anziché moltiplicare vite divine, siccome voglio che sia una cosa tutta mia, io rinuncio alla vita divina e faccio opere umane. Che cosa ridicolo, no? Rinuncio alla vita divina, strappo diciamo, l'innesto con la vita divina e pur di avere la padronanza e l'origine, la proprietà di quest'atto, mi accontento che sia un'opera, che sia un granellino di sabbia, ma che sia mia. Allora, Gesù dice, queste opere buone che a volte appunto sono state fatte per ignoranza, per non conoscere, immaginiamo a tutti i nostri fratelli e sorelle santi che hanno smazzato con la loro umana volontà, giustamente, hanno provato a fare opere buone, hanno provato ad acquisire meriti, adesso che ne sarà di tutto questo? E Gesù dice, mica lo butto via, io li prendo come ornamenti, mi servono come ornamenti, queste operette non erano, non avevano ragione d'essere, ma dato che adesso ci sono, io comunque le prendo come ornamenti. Però sta alla creatura che vive nella divina volontà di andare a prendere nella divinità, nella divina volontà, l'atto divino corrispondente a queste opere per poterle fare, per potergli dare vita. In modo che anche quel granellino di sabbia, opera buona, darà gloria a quel santo corrispondente, a colui che l'ha fatto, perché costituisce paradossalmente la causa, lo spunto, l'occasione per fare un nuovo atto di vita. Questo vuol dire il rifare, andare tra le opere buone dei santi e rifarle, vuol dire i santi ricevono maggiore gloria, perché loro hanno granellini di sabbia, in un certo senso, comparati agli atti della divina volontà, però l'anima che vive in terra nella divina volontà va in giro tra questi effetti del voler divino, tra questi granellini di sabbia, e li utilizza come cause, come spunto, come scintilla per fare un nuovo atto divino. Allora il santo dice, guarda, io avevo fatto un granellino di sabbia e questo granellino di sabbia è stato utilizzato come scintilla per creare un sole. Meraviglia, meraviglia, gloria. In quel senso lui si sente rifatto. In quel senso lui riceve la gloria accidentale, come se lui non avesse fatto un granellino di sabbia, ma avesse fatto un sole, perché al posto suo, senza interesse personale, ma per dare gloria a Dio, un'anima nella divina volontà si è presa la briga di andare in giro a questi granellini e prenderli ad un adulto e utilizzarli come causa per accendere un nuovo sole, una vita divina. Questo è il rifare. Non so se mi sono spiegato. Questa è la vera comunione dei santi, è il dritto, perché i santi adesso stanno nella divina volontà, quindi i loro granellini di sabbia sono stati, come dice Gesù, non entrano come atti divini nella divina volontà, ma sono stati confermati nella divina volontà, quindi confermati come effetti buoni della divina volontà, perché alla base, all'origine di qualsiasi atto buono c'è sempre la volontà divina. E quindi Gesù dice, perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. Qualunque cosa che è buona viene sempre dalla divina volontà. Però la creatura la può prendere questa ispirazione, questo spunto, questa divina volontà, la può ricevere come vita, e quindi consente alla divina volontà di moltiplicare una nuova vita divina e di fare nuovi atti divini, e quindi svolge lo scopo per cui è stata creata, di moltiplicare atti divini, non di fare opere. Oppure
comprendere questa diciamo, divina volontà, questa grazia, questo volere, e può utilizzarla con il suo umano volere per fare opere buone. E questo può averlo fatto o può farlo per due ragioni. Primo, perché non conosce che può ricevere la divina volontà come vita, come tutti i santi. In questo senso, se lei lo fa per ignoranza, perché non lo conosce, quando le creature entrano nella divina volontà, quest'anima riceverà la gloria come se lo avesse fatto, perché non lo sapeva. E quindi nella divina volontà c'è comunione di santi. Oppure lo può fare perché lo può fare perché vuole, perché si ha, come dicevamo prima, il paradosso dell'umana superbia anche nel bene, che dice: io piuttosto che rinunciare alla mia volontà completamente e sentirmi un nulla e rinunciare ai miei meriti umani, voglio mantenere il mio piccolo merito umano. E quindi rinuncio al sole divino, alla vita divina, ma mi prendo una bella operetta umana. Allora, in quel senso Gesù dice: qual è stata la volontà che ti ha animato a fare questa cosa? A soffrire questa pena. Prenditi la tua ricompensa dalla volontà che ti ha animato. È volontà divina? Ricompensa divina, che non è ricompensa tua, è ricompensa di tutti, è ricompensa di Dio, è gloria divina. Volontà umana? Ricompensa umana, sarai ricordato per una, due generazioni. Ci avrai una opera, un granellino di sabbia confermato nella divina volontà come piccolo ornamento, ma non ti darà gloria accidentale, di modo che tu nel cielo ti sentirai inondato da nuove beatitudini. Non so se mi sono spiegata. Vogliamo leggere un passo? Sì. Allora, leggo quella domanda che ha fatto Luisa ieri. Allora, volume 35, 21 dicembre del 36. Ora continuo sullo stesso argomento del giorno 18. Come gli atti nostri, fatti nel voler divino, si cambiano in vita. E pensavo tra me, e tante opere buone, ma non uscite da dentro il voler divino, che mancano il suo germe di vita, non possono essere vita, ma opere. E cosa saranno quindi nell'ordine divino queste opere? E il mio dolce Gesù, sempre benigno, ha soggiunto: figlia mia, possedendo in natura la sua vita creatrice, non è meraviglia che ogni atto di creatura, anche un piccolo ti amo, fatto nel mio volere, questo viene come maturato nel centro della sua vita divina e come con naturale riacquisti la vita. Tutto ciò che si fa in esso viene rigenerato nel nostro eterno amore ed acquistano la lunga figliolanza di tante vite divine che sono esclusivamente nostre. Ora, le opere buone non fatte nel mio volere possono essere nella nostra opera creatrice tanti belli ornamenti, i più i meno belli, ma vita non mai. Anche nell'ordine della creazione ci sono vite e ci sono ornamenti. I fiori non sono vite, eppure formano un bel ornamento alla terra, però non permanente. I frutti non sono vita, ma servono ad alimentare l'uomo e a fargli gustare le tante svariate dolcezze, ma non sono duraturi. E non sempre li può gustare quante volte vuole. Se i fiori e i frutti fossero vite, l'uomo li potrebbe godere quante volte li volesse. Il sole, il cielo, le stelle, il vento, il mare non sono vite, ma siccome sono opere nostre, quanti beni non fanno? Prima servono come la più bella primaria abitazione dell'uomo. Che cosa sono le loro abitazioni a confronto della grande abitazione che facciamo noi di tutto l'universo? Vi è una volta azzurra, tempestata d'oro, che mai scolorisce,
vi è un sole che mai si spegne, vi è aria che facendosi respirare dà vita, vi è un vento che purifica e refrigera, e poi tante altre cose. Al nostro amore era necessario fare un misto di vite, e per vite intendiamo la creazione dell'uomo e gli atti umani che Dio ha creato dentro di sé prima che l'uomo si rifacesse, perché ogni nostro respiro, ogni nostro palpito è un atto umano di vita umana a immagine e somiglianza di Dio, creato in Dio prima, così come Lui ha creato le stelle. Quindi ha creato un misto di vite e di opere, perché dovendo servire a felicitare l'uomo, e che dovevano servire al decoro e alla decenza e all'abitazione di colui che tanto amammo. Quindi le opere dovevano servire all'uomo per farlo vivere bene, no? Le vite dovevano servire perché si moltiplicassero, perché moltiplicassero la vita di Dio. Ora, questa è la chiave finale, dove dice, ed è bellissima questa risposta, onde, avendo noi, Santissima Trinità, fatto opere più che sufficienti. Quindi diciamo, noi abbiamo fatto trilioni di stelle, trilioni di soli, trilioni di fiori, di palmi, di tutto il creato, di opere ne abbiamo fatte, perché dovessero servire alla decenza, al decoro, tutto l'universo, l'abitazione dell'uomo, a farle godere dell'uomo. Ne abbiamo fatte più che a sufficienza. Quindi a lui spettava di godersi le nostre opere, e non di fare opere, ma di vivere del nostro volere, per formare tante vite di amore, di gloria, per colui che tanto la ama. Ebbene, è chiarissima questa risposta. Dio le ha fatto opere che dovevano servire a noi, per consentirci di fare atti nella divina volontà, perché noi stiamo nello spazio e nel tempo, quindi anche i fiori, la luna, le stelle, tutto ci deve servire nella nostra umanità per fare atti nella divina volontà. L'uomo invece doveva godersi queste opere, utilizzarle per vivere nel divino volere e fare vite, non fare opere. Quindi moltiplicare vite d'amore e di gloria per colui che tanto l'amava. Ma la differenza è grande tra le opere e la vita. La vita non perisce, ma le opere sono soggette a tanti cambiamenti. E se non, quindi se queste opere sono rette, dice vabbè me le tengo, le utilizzo come ornamenti. Ma se non sono rette neanche e sante, invece di formare l'ornamento, formano il nostro disonore e la loro confusione e forse anche la loro condanna. E quindi, in un certo senso, lo trovo bello questo perché è rivoluzionario. La vita del cristiano, no? Non è la vita di opere, è la vita di vita. Allora il vivere nel divin volere rivoluziona tutto, non è tanto quanto più faccio, quanto bene faccio, quante congregazioni fondo, quante opere di bene, quante opere di carità. Queste sono, queste diciamo cosiddette opere, sono dei piccoli ornamenti, ma in realtà quello che conta nella divina volontà è moltiplicare le vite. E quindi moltiplicando vite nella divina volontà, ovviamente queste produrranno effetti, perché la vita produce effetti. Invece io mi focalizzo sugli effetti, resto sugli effetti, resto sugli ornamenti, resto sulle opere, perché mi prendo tutto il merito, e abortisco la vita divina, che invece può produrre effetti imperituri, che non finiscono mai, che si moltiplicano a bene di tutte le creature, non solo quelle che mi stanno vicino, non solo quelle che riesco ad abbeverare con le mie opere di bene, ma tutte, passati, presenti e futuri, addirittura pure i santi nel cielo, pure le anime in purgatorio. Allora facciamo vite divine affinché producano effetti divini per il bene di tutti, e non accontentiamoci del merito delle opere umane, che ci danno il piccoletto merito umano, ma restano come dei piccoli ornamenti che si impolveriscono, che si putridiscono e che periscono. La vita è l'opera, la causa è gli effetti. Allora, il nostro compito nella divina volontà è quello di stare nella causa, non negli effetti, e di moltiplicare vite, non di fare opere. E quindi stando nella causa è la fonte degli effetti,
noi, moltiplicando vite divine, possiamo sostituire e rifare anche quegli effetti che si sono staccati dalla causa, come dei fiori che si sono tolti dalla radice, che appassiscono. E quindi possiamo rifare e quindi sostituire tanti effetti con soli e vite divine. Quindi tutte queste opere le dobbiamo rifare noi? Sì, rifare e sostituirle con vita. Con vita. Con vita. A me piace tanto la storia di Pinocchio, perché Collodi si è ispirato a Gesù, diciamo. Anche il Geppetto, che è stato, tre giorni nel ventre della balena, no? E Gesù morto che poi risorge. Allora, Geppetto è Dio che crea opere, dice, io le ho fatte a sufficienza, io creo opere, e quindi ha fatto un burattino di legno, e poi ha infuso quell'amore, ha infuso quella vita divina dentro il burattino, e quindi dalla sua creazione, dalle sue opere, vuole ricevere vita. Allora, Dio ha fatto il sole, cielo, luna. Questo sole, cielo, luna non possono dire gloria, gloria, gloria al nostro creatore. Sono opere. Allora, chi gli deve dare la vita? È l'uomo. Allora, l'uomo non ha il compito di fare altre opere. Opere ce ne stanno a sufficienza. L'uomo ha il compito di dare vita alle opere che Dio ha fatto, affinché Dio, creazione ha fatto, e si veda ritornare se stesso dal proprio creato. E dice, vedi, ho fatto sole, diciamo, ho creato, diciamo, opere, e mi ritrovo ritornarmi in me stesso. E quindi, diciamo, ho fatto sole e mi ritrovo Dio che mi ama nel sole. Ho fatto tante cose, tante opere, e in virtù della divina volontà operante nel nulla della creatura, solo in virtù di questa divina volontà operante nel nulla della creatura, mi ritrovo restituirmi me stesso dalle mie opere. Questa è la gloria di Dio, questo è il compimento della creazione. Allora noi non siamo interessati a fare opere, ma a rifare, a mettere vita divina nelle opere, perché possano glorificare Dio come vita e non come opera. Infatti non so in quale volume dice che anche la persona sola che vive di volere le restituisce tutto l'amore e la gloria che dovrebbe dare tutte le creature. E certo, perché che cosa vale di più? Una vita divina, che noi la definiamo un sole pulsante di vita divina, o trilioni e trilioni e trilioni e trilioni, seppur trilioni, di bellissimi granelli di sabbia? Vale sempre più la vita divina, una vita. Eppure noi, nella nostra follia umana, preferiamo l'opera, perché l'opera, posso dire, è mia, l'ho fatta io. E invece la vita divina, non dico è mia, ha diritti divini, è di Dio, per cui è di tutti. Io non posso accampare nessun diritto sugli atti che faccio io nella divina volontà, sono atti di Dio, sono anche atti miei, ma sono atti di tutti, sono atti di Carla, sono atti di Abramo, sono atti di San Luigi Gonzaga, sono atti di volontà divina, e chiunque vive in essa, per questo la volontà divina è il comunismo perfetto, il comunismo divino, cioè la comunione perfetta. Ma se io voglio dire no, questo è mio solo, allora mi accontento del mio granello di sabbia. Va bene, allora io vi ringrazio, e adesso ho l'ora media, e sto imparando cercando di pregare anche, diciamo, la liturgia delle ore, di utilizzarla per girare nella divina volontà. Ah, bello. Così non fare un'operetta, un servizio di labbra, ma moltiplicare vite. Allora, ecco, senti, come possiamo conciliare veramente le preghiere che abbiamo imparato, le lodi che fa la Chiesa, no? Nella divina volontà, come le tutti, per esempio, i salmi, ci sono salmi di lodi, sì, salmi di ringraziamento, sì, sì. Allora pensiamo che nella divina volontà l'anima
deve passare per tutti gli stati d'animo di tutte le creature e mettere su di quelli il sigillo divino, allora possiamo pensare che noi, con il salmista che rappresenta l'uomo, la creatura tebrea, entriamo e rifacciamo nella divina volontà tutte le preghiere di lode, di sofferenza, di angoscia, di tutte le creature e le mettiamo tutte nel divino volere. E quindi tutto, diciamo, rifacciamo con il suggello della divina volontà, come Gesù dice a Luisa, tu devi passare per tutti gli stati d'animo, per tutte le santità, e ci devi mettere su queste il timbro del compimento della mia divina volontà. Allora, entrando nelle sacre scritture, nella storia, soprattutto l'Antico Testamento, che è la storia lunghissima dell'umano volere, con le sue angosce, con le sue preghiere, con i suoi fallimenti, con le sue speranze, la ripercorriamo e la riconduciamo all'unità, al principio, mettendovi il suggello dell'atto divino. Grazie. Adesso vado, se no sono in ritardo, disubbidisco e quindi non posso proprio iniziare neanche a fare. Parla forte perché forse si è abbassato il volume, o l'ho abbassato io, non mi ricordo. No, non ho abbassato il volume aperto. Si sente bene, meglio. Sì, perché non c'ho l'altro, fammi vedere. No, adesso dipende come ti sposti, forse. Prima, ecco. Ah, sì, ok. Così sì. Beh, se non puoi sempre stare così, metti, non so. Vabbè, comunque. Sì, meglio è mal di schiena. No, appunto, metti bene. No, dai, mettiti bene e alziamo il volume. No, volevo dire una cosa, Elvira, che. Sì, mi dica. No, dimmi, che cavolo, eh. Io ti vado a prendere un po' di sedia intanto. No, sì, meno male, mentre sì, grazie. No, sai Elvira, che sicuramente è il Signore stesso che ti ha portato qui, architettando tutte le circostanze proprio in una maniera precisa, perché queste verità e questo dono del vivere nella divina volontà è una cosa meravigliosa. E molti di noi, forse ciascuno di noi, non so se sarà lo stesso per te, non lo voglio anticipare, ma si ricordano il giorno preciso della nostra vita quando abbiamo sentito parlare per la prima volta di queste verità. Per me è stato il 22 febbraio del 1997, quindi io penso che magari questa data qui, 1 novembre, tutti i santi, con i santi che ti hanno portato, tutti quanti ti hanno portato con la litania, Santa Maria Maddalena, San Giovanni, tutti gli apostoli, ti hanno portato come tra le braccia in questo scantinato. Non te lo trattare male la nostra cantina, questa è un'altra cosa. In questo scantinato, in questa piccola catacomba del regno, così come per il regno della redenzione i primi cristiani si incontravano nelle catacombe, e così i primi figli della divina volontà, noi non siamo perseguitati, diciamo così, apparentemente, però è comunque qualcosa di nuovo, una nuova era della Chiesa e del mondo che si sta formando, si forma sempre nelle cellule nascoste, nella piccoletta. Per questo Gesù forma questi piccoli gruppi, queste piccole cittadelle, province del regno, come le chiama lui. E quindi tu avrai forse sentito parlare, non so, qualcuno ti ha invitato, di questa mistica, di questa persona, di questa bambina che si chiama Luisa Piccarelli. Lei ha vissuto nel sud dell'Italia fino al 1947, quindi relativamente recente. E la cosa importante è che Gesù, attraverso Luisa Piccarreta, ha voluto fare un'opera importantissima, un'opera che è universale, così come è universale l'opera della creazione. Il Padre ha creato tutto con il concorso del Figlio e dello Spirito Santo. Poi è venuto il tempo della redenzione, con l'incarnazione del Verbo. Gesù ha preso il ruolo di protagonista, il Padre e lo Spirito hanno partecipato, è venuto il regno della redenzione e non soltanto, e quindi è venuta la possibilità di salvarci con Gesù che ci ha portato la grazia, la misericordia, ha istituito la Chiesa, il sacramento.
Adesso la Santissima Trinità dice: non abbiamo mica finito. La redenzione vera, siamo a Roma, quindi si può citare il latino. Rede o redes, ritornare, restaurare. Redenzione vera vuol dire non soltanto provvedere ai mezzi per la salvezza tramite i sacramenti, tramite i cerotti, le medicine, ma Dio dice: io non ho finito la creazione fino a che non riporto a quello stato originario dell'uomo prima che commettesse il peccato originale, lo stato di Adamo innocente. E questo è il regno della divina volontà. Questo è il punto dove vuole portare. Adesso mi interrompo perché vedo che arriva una persona che voglio. Carla, io le ho prese, poi se servono ci sono. Scusami. Carla, mi metto fuori così almeno se la prende. Fatemi fare. Se serve che non si sente giù perché... Sì, ma neanche qui dove passa Antonio. Sì, mi devo tagliare. Qui c'è il tiratore, vedo. Ma che devi fare? Sai che è successo tra l'altro? Aspetta un secondo. Spirito Santo amore, donaci la tua stessa luce, la tua stessa pace e il tuo stesso vigore. Amen. Se queste cose l'ho fatte, no? Hai scrivaccio, posso offrirle il Signore che il Signore offre? Per esempio ad altre persone, per esempio mia figlia a tale persone, va bene, no? Capito? Certo. Ma già la prima volta ripeto questa preghiera, ripeto. Tu, allora, già la prima volta che le fai, facendole nella divina volontà, e questa è una cosa che tu mi insegni, facendole nella divina volontà, è una preghiera universale, nel senso che la fai per Adamo fino all'ultimo uomo, per le anime in purgatorio, in onore ai santi, anche in sostituzione delle anime che sono andate perdute. Per cui sempre la preghiera è un punto solo, come dice Gesù, nella divina volontà va per tutti, pure se tu volessi escludere una persona, non ci riusciresti. Allora se la ripeti, tu la puoi ripetere 10.000 volte, è un punto eterno confermato, ma ogni volta che la fai è per tutti, pure per me. Infatti io ti ringrazio perché stamattina mi sono sentita meglio, ho detto: guarda quella preghiera che mi è arrivata, lui non ci ha manco pensato, mi è arrivata. Per questo ti ringrazio. E le faccio il continuo allora. Grazie. Posso fare una domanda prima di partire? Ieri stavo leggendo sul Libro degli Angeli che ieri era la maternità di Maria, la festa della maternità di Maria Santissima, che però nessun calendario riporta. E quindi stavo un po' meditando questo fatto del concepimento chiaramente di Gesù nel grembo di Maria. E se ricordo bene, la divinità dice Gesù che quando lui è stato concepito eravamo già tutti in lui concepiti. Sì. Allora mi è venuta questa riflessione: se eravamo tutti concepiti in lui, eravamo tutti in Gesù o con Gesù, perché nei nove eccessi d'amore Gesù dice che stavo solo? Io mi sono fatta questa domanda. Dico: Gesù, c'eravamo tutti, allora non eri solo. No, Gesù non dice che sta... Allora, leggiamo l'eccesso d'amore. Non dice così. Sono nove, proprio perché noi non possiamo capire in noi l'estensione di tutti questi di questi eccessi d'amore, di questo amore. Allora lui ce li deve sminuzzare e li ha divisi in cinque, in nove, chiedo scusa, e quello, il quinto è quello proprio dell'amore solitario. Però mi sono andata al volume 1, però probabilmente faccio allora
Dicemi, appoggia la tua testa nel seno della mia mamma, guarda dentro gli incendi mari immensi d'amore della mia volontà, mi incenerivano, alzavano tanto le vampe che si alzavano e si estendevano dovunque. Il mio eterno amore che cosa mi vuole far divorare? Alle anime. E allora fui contento quando le divorai tutte, restando con me concepite. Restando con me concepite. Ero Dio, dovevo operare da Dio, dovevo prendere tutte. Il mio amore non mi avrebbe dato pace se escludessi qualcuna. Ah, figlia mia, guarda bene nel seno della mia mamma, fissa bene gli occhi nella mia umanità concepita e troverai l'anima tua concepita con me. Le fiamme del mio amore che ti divorano. Oh, quanto ti ho amato e ti amo. Nel quarto, questo è l'amore di Prante, nel quarto dice, non soltanto ci stavano tutte concepite in me, ma ci stava pure il fardello di tutti i loro peccati, di tutte le loro... E dice, figlia mia, dall'amore divorante passa l'amore operante. Ogni anima concepita in me mi portò il fardello dei suoi peccati, delle sue debolezze e passioni. Ed il mio amore mi comandò di prendere il fardello di ciascuno e non solo le anime concepì, ma anche le pene di ciascuna e le soddisfazioni che ognuna di esse doveva dare al mio celeste padre. Allora, dov'è che dice che non siamo concepiti con Gesù? Ci siamo. Il problema è che noi lo lasciamo solo, non essendo uniti con la sua volontà, pur essendo concepiti in lui, la nostra volontà diventa chiodo, diventa corona di spine, diventa frusta e diventa passione per lui. Allora Gesù dice nel quinto, no? Poi l'amore il quinto dice, figlia mia, non mi, almeno tu fissati bene dentro me, stai attento con il tuo orecchio ad ascoltarmi. Io sono il re del re, voglio stare con voi, voglio avere la vostra compagnia, voglio dirvi tante cose belle, voglio dirvi che sono sceso dal cielo per amarvi, per stare con voi, per rimanere con voi. E invece tutti mi lasciano solo. Vuol dire questo che non siamo concepiti in Gesù? No, ma che la nostra volontà, essendo non unita a quella di Gesù, diventa la passione di Gesù. Questa è la risposta. Allora attenzione, perché così come è interessante, no? Noi ragioniamo nel discreto, allora se prendiamo il quinto eccesso, no, Gesù sta solo, in realtà non possiamo prenderlo uno da solo, dobbiamo prendere tutti e nove, e Gesù non è che ne vive, un giorno vive il primo, un giorno vive il secondo, perché noi facciamo la novena, nove giorni, Gesù tutto, lo vive tutto in ogni istante, non solo in nove mesi, ma nell'eternità. Per esempio, la classica cosa, che un altro esempio mi colpisce, è che Gesù nella sua umanità e divinità viveva tutto umano e nel divino. Per esempio, si dice, ma guarda che Gesù quando disse, padre, togli da me questo calice, non la mia volontà, la tua sapata, non diceva, non si riferiva alla passione, perché lui era il calice delle anime che si perdeva. Certo, verissimo, questo nella sua divinità. Però nella sua umanità, anche lui, come Luisa, quando dice, Luisa dice, io sento questa riluttanza a partecipare alle tue pene, adesso mi hai dato le pene del dolore, adesso mi vuoi dare anche le pene dell'amore. Figlia mia, sappi che la tua riluttanza l'ho sentita anch'io. Quindi noi con il nostro, diciamo, pensare nel discreto, assolutizziamo, vediamo una cosa e diciamo, ah, questa è. Il problema è che Gesù fa tutto. Gesù nella sua umanità ha sentito l'orrore di quello che andava a soffrire, come noi, se sappiamo che tra 10 minuti viene uno e ci scortica, ci iniziamo a tremare, a sudare sangue, però allo stesso tempo nella sua divinità sentiva l'ardore di dire, finalmente è arrivata la mia ora, e il suo passa da me questo calice era anche, era nella sua divinità, il calice delle anime che si perde. Però tutto, è tutto vero, e la riluttanza e l'orrore della sua umanità è anche della sua divinità. Spesse volte ho sentito queste discussioni, no, ma non era cosa. Il problema è che noi nel discreto riusciamo a pensare una cosa alla volta.
però Gesù, essendo vero uomo e vero Dio, fa tutto nello stesso istante. Il bello di questi scritti è proprio che mentre noi ci fondiamo in un atto e stiamo facendo uno, anche se con la nostra mente non riusciamo a capire e a comprendere, cioè com'è, Gesù si sente solo mentre stanno tutti concepiti, però se io mi focalizzo su un atto, su un eccesso d'amore, posso stare sicura che li abbraccio tutti. Per esempio, c'è la gioia della risurrezione nella divina volontà, ma per caso l'agonia della passione è smessa in quest'istante? No. Allora io provo, nella mia umanità, provo la gioia della risurrezione, però Gesù in questo momento sta anche soffrendo. Non è che io, quando faccio le ore della passione, Gesù sta soffrendo, o poi il giorno di Pasqua Gesù sta gioiendo. Gesù fa tutto, l'atto divino è uno completo. Allora tutti questi atti sono in atto, e però nel momento in cui io ne faccio uno, anche se ne sento uno, in realtà li sto facendo tutti. Quindi dobbiamo abituarci in un certo senso anche a come dire, abbiamo fuso la nostra memoria umana nella memoria divina, e quindi entriamo nell'onniveggenza. Quindi questi atti, anche se io vado saltellando dall'uno all'altro, in realtà li vedo tutti, ci sono tutti, e sono tutti pullulanti, vivi, veri e in atto. Non so come, se come l'Eucaristia, allora, che Gesù nello stesso tempo nasce, fallisce, muore, risorge. Certo, Gesù fa tutto ed è tutto. Gesù, nel tempo si sta incarnando, si sta nascendo, sta soffrendo l'amore divorante, sta l'eccesso dell'amore trinitario, l'eccesso dell'amore costretto, l'eccesso dell'amore divorante, l'eccesso dell'amore operante, l'amore lasciato solo, l'amore imprigionato, l'amore non corrisposto, l'amore mendicante, l'amore agonizzante. E sta pure nascendo, per cui entriamo con tutti noi stessi in ciascun atto, come faceva Luisa. Però sappiamo pure che anche se noi entriamo in uno in particolare, li stiamo facendo tutti. E allora non ce li dimentichiamo, nel senso che poi magari se io mi focalizzo su una cosa, dico no, ma Gesù sta facendo questa, non quest'altra, come per dire, se mi focalizzo su quando Gesù dice: ma noi, tu pensavi che io, quando ho detto passi da me questo calice, mi riferivo al dolore della mia passione? No, cioè nella sua divinità lui ardeva, il calice era il calice delle anime che andavano perdute. Possiamo stare ben sicuri che nella sua umanità, come vero uomo, Gesù tremava pure, perché sapeva tutto quello che doveva passare. Aveva già il fegato spappolato già dal giovedì sera, no? Per cui Gesù è vero uomo e vero Dio. Non riusciamo a penetrare, è impossibile penetrare questa realtà, però continuiamo a ripetercela dentro di noi, così che non lo mettiamo nei nostri compartimenti stagno, nelle nostre cellette, ma piuttosto siamo noi, piccola, minuscola gocciolina che ci andiamo a immergere nel mare. E anche se io vado ora in una goccia, ora in un'altra, però non mi scordo che sto nel mare. E quindi anche se io sto in una goccia del mare e mi muovo con questa goccia del mare che si muove fa muovere tutto il mare. E quindi... No, Sant'Agostino, chi era quello lì che diceva: io volevo il bambino che voleva mettere il mare nella buca, e alla fine della sua vita diceva che questo volevo fare io, tutti i miei scritti volevo mettere Dio nella bughetta, no? Invece siamo noi che ci andiamo a immergere nel mare divino. E anche se noi con la nostra mente entriamo in un atto in particolare, li stiamo facendo tutti gli altri, anche se pensiamo che sono incompatibili, in realtà non lo sono, perché sono tutti in atto. Nulla nel tutto è il tutto. Grazie, non so se ha senso, non so se mi sono spiegata bene. Mentre noi siamo in nulla. Scusa Marina, scusa, una domanda. Io non sono bravo come voi nel fare tutto, nel seguire tutto quanto, però la mattina prima di alzarmi dal letto unisco la mia volontà così come sono e il mio essere in unione con la divina volontà e dico: Signore, usami secondo la tua santa volontà, fa di me quello che vuoi, poiché sono strumento nelle tue mani, insomma, tu mi hai creato per te. Io mi sento di fare così, non sono, ripeto, bravo come voi,
No, allora, mi aiuta, la premessa, sì. Non è che ci sta il bravo e il non bravo, sì. Anche io devo dire, ci sono che chi fa tante preghiere, vocali, tutte queste cose qua, per esempio, e chi lo stesso atto lo fa in un piccolo pensiero, certo. E c'è la libertà assoluta. Non è una questione di bravura, altrimenti la divina volontà sarebbe una devozione, perché se io ho la devozione devo essere brava e devo fare questa coroncina ogni giorno, devo fare questa non energia. In questo senso io sono più bravo o meno bravo, certo. Però nella divina volontà ci dobbiamo applicare a fare gli atti continuamente, costantemente, però il modo, la formalità, come si svolgono vocalmente, interiormente, questo è tra l'anima e Dio. Non c'è nessuno che può dire tu sei più bravo, io sono meno bravo, io sono meno bravo, tu sei più bravo. Non esiste. Questo esiste nel regno del discreto, dell'umano. Per cui, voglio dire, anche per esempio... ci possono essere tanti tipi di cenacoli diversi, magari uno troviamo affinità in un tipo di cenacolo si segue una certa struttura, una certa verità, i pensieri, eccetera. C'è un altro in cui magari io conosco alcuni amici nel Messico che non hanno la possibilità di riunirsi in altri posti, devono andare al baretto e mentre mangiano, questo è il loro, voglio dire, è meno efficace, no? Però ecco, non diciamo non sono brava come voi, perché un atto di fusione nella divina volontà, l'atto del fondersi nella divina volontà, o meglio l'atto preventivo di cui tu stai parlando, non è un atto che si deve fare con un tot numero di parole. Certo, più noi ci fondiamo parte per parte, più noi ci crediamo, più noi lo vogliamo, ci viene di spontanea volontà a dire Gesù veramente è la mia volontà, la mia memoria. Però quando Gesù parla dell'atto preventivo, e tu non hai ancora messo i piedi fuori dal letto, stai facendo questo atto quando mi sveglio, lui non dice devi fare questa preghiera, devi andare a pagina 32, no, lui dice c'è l'atto preventivo è, cito, quando l'anima al sorgere del giorno decide e conferma di voler vivere e operare sempre e solo nella mia volontà. Quest'anima prende, come dire, anticipa tutti i suoi atti e li fa scorrere nel mio volere, come se fossero un atto solo. Con questa volontà preventiva il mio sole sorge. Tu potrai dire, non sono brava come te Marina, tu sai gli scritti a memoria. Povera me, se li so a memoria e poi non faccio l'atto preventivo, mi sto scavando proprio. Allora, difatti, non esiste, Marina, però, sta attenti, perché l'atto preventivo è quello che dice Gesù. No? Poi noi ci facciamo tante strutture sopra, tante cose, però in realtà Gesù ha detto quattro righe. Ha detto l'atto preventivo è quando noi decidiamo e confermiamo al primo sorgere del giorno di voler vivere e operare sempre e solo nella divina volontà, ed è quello che tu con la tua volontà fai fondendola nella volontà. Infatti, ti ringrazio tantissimo Marina, perché questo fatto mi dai tanta tranquillità e mi confermi quello che un pochettino avevo nel mio cuore. Sì, però ecco, attenzione, ognuno di noi ha un modo mistico, certo. Ognuno di noi ha un modo mistico. Se io, negli anni, quanto è bello avere il nostro piccolo programmino, la nostra liturgia con Gesù, che può essere, ognuno ce l'ha diversa. Poi magari nel cenacolo, perché veniamo tutti insieme e uniamo proprio la fusione delle volontà, è proprio il simbolo delle volontà che si uniscono, naturalmente nel cenacolo seguiamo un format, altrimenti, però dire, ognuno sviluppa il vivere nella divina volontà e i suoi atti interiori in un modo che è assolutamente segreto e unico per ciascuno di noi. Per cui, attenzione, non è che chi alla mattina sente il bisogno perché non riesce a fare quest'atto interiore senza leggere qualcosa, già no, tu sei antiquato. No, allora se uno lo vuol fare, lo fa leggendo la consacra, tanto meglio. Se uno invece lo fa con il pensiero, questa è la libertà di Gesù. Come si sente proprio dentro lui, insomma, questo è il concetto. Sì, certo. Quello che facciamo di realtà. Certo. Quindi, se tu ti vuoi segnare, sta data 27 maggio 1922, volume 14,
atto preventivo. Poi in qualunque modo, atto attuale, in qualunque modo noi lo vogliamo fare, recitando la... Però quando, va benissimo, quando poi leggiamo gli scritti, poi, soprattutto dal volume 11 in poi, vediamo che Gesù insiste sempre di più, Luisa. Gesù non è che gli dà le formulette, però insiste sempre di più, Luisa, Luisa, fai l'atto più importante della tua vita, fonditi in me parte per parte. Infatti Carla, carissima, lei diceva, ah, dai, cominciamo a discutere, non stiamo mai qui a parlare con che ci sta, magari possiamo parlare insieme, però c'è qualcosa in lei, Gesù vuole che chiamiamo la Divina Volontà in tutti i nostri atti, ci fondiamo, e allora andiamo a pagare, è stato bellissimo, io me lo ho sentito, dice, brava Carla, ho sentito in me, e lei non rinuncia, ci sta, se qua il Papa, noi dobbiamo fare questo atto. Non so se mi sono spiegata, no? E quindi ho apprezzato questa cosa. Nel cenacolo ovviamente seguiamo il format, per cui ognuno segue poi. Per questo ci sono tanti tipi di cenacoli, ci sono persone che si trovano bene da una parte, bene dall'altra, perché in comunità seguiamo un certo tipo di ordine. Però diciamo nella nostra vita interiore non c'è nessuno che ci può dire. Per vivere la Divina Volontà tu devi fare questa preghiera al mattino, questa preghiera al pomeriggio. No, dobbiamo sviluppare sempre di più la conoscenza, il desiderio di vivere la Divina Volontà, e questo lo si fa solo e soltanto tramite gli scritti di Luisa. Che poi vogliamo ascoltare le cassette di José Acuña, le conferenze di quell'altro sacerdote, o ascoltarci gli scritti registrati da padre, da sorella Benedetta o da Marina, cioè a Gesù non gli cambia niente, l'importante è che noi sviluppiamo la conoscenza, il desiderio, l'amore costante di vivere la Divina Volontà e di fare atti continui e ininterrotti. Ti ringrazio tanto Marina. Oh, grazie. Che avrà, ma questo però, non è vero, sì. Può pregare la Divina Volontà per altre persone, non so che posso dire, Divina Volontà viene a pensare nel pensiero di Marta, che diciamo per intercessione, viene a dare nel cuore di Marcello, che ti posso, insomma, un esempio così. Non devi fare la fusione. L'abbiamo appena fatto. Allora possiamo, dire, quando c'è una domanda di ciascuno di noi, mi metto pure io, dice, posso nella Divina Volontà fare questo? Prima ancora che faccio la domanda, sentiamo Gesù che dice sì. Posso fare questo? Sì. Allora, ma posso io nel cuore di... Sì. Nella Divina Volontà tutto ciò che è bello, tutto ciò che è santo, tutto ciò che è volontà di te si può e si deve fare. Posso io? Certo. Addirittura nella Divina Volontà, avete mai sentito negli scritti, no, la parola intercessione nella, no, Divina Volontà? Ma magari sta nel primo volume 1, volume 2, volume 3, ma quando si parla, volume 11 in poi, io andai a fare una word search negli scritti, io la parola intercessione non la trovo. Cioè, è una, ancora di più, cioè nel regno dell'umano volere, del discreto, c'è chi intercede, no? I santi poverini fino ad ora possono solo intercedere per noi, ma se noi viviamo nella Divina Volontà, i santi si fiondano nel nostro atto, altro che intercedere, possono veramente farci da papà, da mamma, da sorella, e possono partecipare ai nostri atti, possono godere dei nostri atti, possono ricevere la gloria accidentale che non hanno potuto ricevere fino adesso, come se avessero vissuto una Divina Volontà, possono dispiegare tutta la loro forza e potenza. La nostra Madre Santissima interceda per noi, altro che intercessione, ci fa veramente da Madre Divina la nostra Madre Santissima. Quindi è un'altra cosa bella a cui pensare, no? Più viviamo nella Divina Volontà, più acquistiamo il linguaggio divino, il linguaggio celeste degli scritti e delle conoscenze, e più certe parole, tipo anche intercessione, scompare, perché non c'è intercessione, c'è proprio la partecipazione, la fusione nell'atto. Quando io e te stiamo facendo la stessa cosa, che c'è qualcuno, io che intercedo, no, e c'è la sostituzione addirittura, dice Gesù, io mi sostituisco, entro
attraverso il, perché tu sei vita della mente di ogni creatura, e stando in te Gesù, che sei vita di ogni pensiero, io da te, che sei il centro di tutto, entro nel pensiero di ogni creatura. Quindi non è che da fuori c'è questa barriera, questo muro, e dico: Gesù poverino, tu sta dall'altra parte, però ti prego, io intercedo per lui. No, io entro, non esistono più, entro nel pensiero e mi sostituisco al pensiero di quella creatura. È molto più dell'intercessione. Quindi nella divina volontà scompaiono le barriere, possiamo entrare dappertutto, così come pure i santi possono partecipare a tutti i nostri atti. E così pure nostra Madre Santissima può, se facciamo atti e se stiamo con lei, non più, non soltanto intercedere per noi, poverina, che stiamo dall'altra parte del muro, e dice: figlio mio, fai una grazia a sta figlia che non la capisce. No, ma il muro si abbatte, e la, ci può fare da mamma, dice, nella vuoi che faccia a te, ottobre qualcosa, volume 18, vuoi che io faccia a te, figlia mia, gli stessi atti che facevo a Gesù da bambino, che lo, gli faccio da mamma, lo allatto con il mio latte, gli dispiego tutta la mia maternità, fatti trovare nella divina volontà, e stai sicura che nella divina volontà tutto ciò che io ho fatto a Gesù io lo sto facendo a te. Altro che l'intercessione, la Madonna intercedeva per Gesù. È una rivoluzione totale, una rivoluzione. Non ci basterà la vita per poter capire un granello della divina volontà. Per cui è anche bello che noi, usando il nostro linguaggio umano, utilizzando queste parole, ci diano lo spunto per darci una nuova conoscenza. Per esempio, noi abbiamo fondo i miei desideri, io fondo i miei desideri nei tuoi, però Gesù, lo so che tu mi dici che non hai desideri in realtà, perché i tuoi desideri sono atti compiuti. Allo stesso tempo anche la parola intercessione e viene ad acquistare tutto un nuovo significato, una nuova portata. Tant'è vero che nel linguaggio celeste degli scritti della divina volontà andiamo a cercare intercessione, non lo so, forse nel volume 1, quando dice: Madre Santa, intercedi per me, San Giuseppe. Ma Luisa stava lì all'inizio, non è che parlava neanche di divina volontà. Quindi è bello vedere come il linguaggio segue la sostanza. Quando c'è una vita nuova, una vita divina, anche il linguaggio è un linguaggio nuovo, un linguaggio divino. Quindi più conosciamo, più comprendiamo, anche più il nostro linguaggio si trasforma, perché le parole assumono il significato, diciamo, portante di quello che facciamo. Adesso io devo andare, vi ringrazio, mi scuso se mi sono dilungata, se sono troppo, diciamo, zelante, tutte queste cose qua, se risulto antipatico, questo è un po' il... però vi ringrazio, ciao.